amici, sono Mauro gli Orti di Mauro, il capo stazione col grembiule rosa. C'è il mio cane che mi porta la ciabatta, fermati lì, fermati lì. Non può entrare in serra, divieto assoluto di entrare in serra. Mi porta la sua ciabatta, vuole che gli tiro la ciabatta. Passiamo al lavoro, passiamo al video quindi. Cosa voglio fare oggi? Ho un sacco. Faccio Babbo Natale col sacco, guarda. Ho un sacco che io tengo da parte qui, che non scarto niente. Semente. Vogliamo parlare di semi? Pronto. Sapete cosa sono questi? Cavolo fiolaro. Ora io devo andare a vedere quanti di questi baccelli hanno ancora al suo interno, conservano ancora i semi, liberarli. Vedete, quei pallini neri che cadono sono dei semi neri e rossicci, non sono proprio neri, sono rossicci quelli dei cavoli, come quelli dei ravanelli un po' più piccoli. Io li apro e li faccio cascare qua sopra. Vi piace l'idea? Guardate che roba, solo per averli mossi così. Questa è la magia della natura. La magia della natura. Ora mi preparo anche una cassettina così per buttare gli scarti. Naturalmente in quegli scarti sicuramente qualche seme rimane imprigionato e quando andiamo a buttarlo nel compostaggio probabilmente si riprende qualche pianta ugualmente. È una giornata un po' rumorosa perché volano un sacco di velivoli e c'è vento, quindi sentirete magari la serra che sbatte. Sono venuto a piedi. Alla casetta sono venuto a piedi, ho dei grossi problemi con la mia ape, ho un problema sull'avantreno, la forcella anteriore, devo comunque sostituirla perché ormai non tiro più a campare come ho fatto fino ad oggi, perché è completamente consumato l'albero che regge la ruota, proprio l'alberino che tiene il morso alla ruota, e quel particolare non è possibile averlo. C'è la forcella completa e la cosa la vedo triste perché mi sale la spesa. Adesso Federica mi ha detto che mi finanzia la riparazione, dopo io pian pianino glieli restituisco, insomma. Quindi bisogna che il canale vada sempre meglio, perché se guadagno un euro al giorno qua, a chi che soldi li prende nel 2050? Vi avevo stimolato diverse volte nel diventare dei salvatori di semi, quindi chiedere ai vicini, chiedere ai vecchietti che vedete dalla vostra zona che già fanno orti, come fanno, fermarsi a rubare dei consigli, perché rubare quei consigli forse è l'unica cosa che possiamo ancora rubare e per questo non andiamo in galera. Quindi io direi che a un certo punto quanti più di noi inizieranno a rubare queste informazioni ai nostri vecchi prima che ci lasciano, prima noi avremo delle info in più da immagazzinare, da tenere e da tramandare. Soprattutto mi fa piacere che tanti di voi seguono il canale anche coi bambini, coi figli, ed è una cosa straordinariamente bella, perché il mio messaggio, prima che a tutti noi adulti, il mio sogno è che arrivi a tutti i bambini, che i bambini trovino piacere nel fare queste cose, nel capire queste palline nere, piuttosto che
nelle applicazioni inutili che gli mettono nel cervello e li guastano irrimediabilmente. Teneteli lontani dalle macchine infernali, se non che devono fare magari con i genitori, guardare le cose che gli è permesso. È mancata la disciplina, è venuta a mancare l'educazione, sta venendo a mancare tutto in questo mondo moderno. Depolverarli è difficile, diciamo che in linea di massima questi semi, una volta che andiamo a seminarli, se ci cade anche qualche scorzetta del guscio, non fa niente. Non fa assolutamente niente, rimarrà lì, si composterà nel terreno e andrà pian pianino in decomposizione sul terreno stesso e da lì dopo torna alla natura. Questo è un cavolo fiolaro. Il cavolo fiolaro ha una sua bella storia, non me la ricordo a memoria così perché sono uno che non memorizza troppo le cose, però potete andare a cercarlo, a vedere perché c'era ed era molto in uso, poi è stato dismesso, è stato soppiantato da altre cose, un po' come il destino dei fagioli zolfini. Chi conosce i zolfini di Pratomagno, oppure andate a studiarvi anche lì la cosa su internet, si trova facilmente la descrizione, e anche lì capirete alcuni particolari del perché succedono certe cose al posto di altre. Io avevo lasciato andare a fiore questi cavoli e nel momento in cui mi ero reso conto appunto che andavano a fiore non mi ero più preoccupato, anzi se non altro avevo fatto foto, ho fatto in modo che la cosa andasse avanti bene per arrivare a questo punto, per avere questi regali, questi sono regali. Sta girando un elicottero della finanza, si vede che mi stanno cercando a me perché faccio i semi in maniera anomala, non so. C'è in giro di tutto stamattina. Io ho detto che sono venuto a piedi, ho attraversato le campagne, ho visto i danni che provoca l'uomo alla natura. La natura sta lì, zitta, e aspetta, e aspetta. Aspetta, sono preoccupato veramente di quando questa natura ci presenterà il conto. Quello mi preoccupa un po' di più. Sono tanti, eh? Allora andiamo avanti in questo modo. Il video consiste in questo: diventate salvatori dei vostri semi. Non fate l'errore che fanno in tanti che quando vedono andare un'insalata in fiore cominciano già a tremare, a strapparla su, ah, tanto la va in canna, la va in canna. La va in canna la fa fino al golpe. Intanto anche se la va in canna le foglie comunque sono buone lo stesso finché non diventa dura e coriacea, da immangiabile, potete ancora consumarla. Punto primo. Punto secondo, potete ancora eventualmente decidere se vi serve o meno e a quel punto lasciarla andare a fiore. Qui in serra c'è una pianta che sta in insalata che sta andando a fiore, ma che io non posso mandare a fiore qua dentro perché non ci starebbe come altezza. Voi pensate che una lattuga arriva anche fino a 2 metri, tira su anche 1,70, 1,60, 1,70, va su molto una lattuga che decide di andare a fiore. Se non abbiamo la possibilità di farla andare a fiore appunto, boh, fa niente, la tiriamo via, non è mica obbligatorio conservarla. Poi vi servono o non vi servono? Ecco, per esempio su Instagram poco fa ho postato delle foto di una costa che sta andando a fiore, quella mi serve perché di quelle coste veramente ho pochi 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 semi. E quindi cosa ho fatto? Ho aspettato che andasse a fiore. Ora metterò addirittura i tutori, farò in modo che vada a fiore per avere i semi che mi servono, poi raccoglierò i semi e una volta finito quel ciclo lì, la pianta, quello che resta, va a finire nella compostiera. Il cerchio si chiude in questo modo e la natura mi ha salvato.
regalato, mi ha donato, mi ha letteralmente donato delle cose fantastiche che sono i semi. Semi con i quali io potrò ancora riprodurre delle piante e avere altra natura. Senza veleni si può. Il tormentone, quello che piace a tanti. Senza veleni si può. È dimostrato da tanti. Nel nostro paese sono già in tanti a dimostrare che senza veleni possiamo fare le cose. Ci sono tanti canali che ne parlano. Sono tante persone che vanno avanti anche senza avere un canale YouTube, quindi senza fare video, senza fare tanto chiasso, diciamo, via. Il messaggio che noi lanciamo, che quelli come me lanciano, è: salviamoci. Io ce l'ho un po' particolare, il mio messaggio è un po' più estremista, nel senso che va bene, lasciamo perdere. Si salvi chi può. Si salvi chi può. Si salvi chi è in grado di salvarsi. Si salvi chi ha capito che deve mangiare verdura, deve mangiare quello che riesce a mangiare, non i soldi e non il cemento. Poi, una volta finita questa manovra, chiaramente si passa alla semina. Adesso io ho intenzione di preparare delle vaschette dove farò una semina a spaglio leggero, così a spaglio, anche fitta, non mi interessa tanto. Vi ripeto, non li ho neanche pagati, cioè, arrivano veramente così, sono donati. È un dono che mi fa la natura, io devo essere riconoscente, cercare di riproporla. Quindi farò delle semine di questi cavoli, ne ho anche altre nel sacchetto. Poi, una volta nate le piante, nel vivaio andranno messe, ripicchettate e messe poi nei vasi. Per fare questa manovra io userò più avanti dei vasi leggermente più grandi, perché poi se soggiornano più a lungo nella serra o comunque in un ambiente protetto e continuano a crescere, faccio in modo che il vasetto sia sufficientemente grande da contenerle fino al momento in cui posso portarle fuori direttamente in campo, che da noi è intorno all'ultima settimana di agosto. Adesso siamo al 15 di maggio, quindi abbiamo un discreto tempo davanti affinché loro nascano, si sviluppino e si portino in una condizione tale da essere pronte per andare in campo. Nel frattempo non dimentichiamoci appunto che ci sono delle varie variabili, c'è quella che non resiste, quella che soffrirà al trapianto, quella che muore prima di essere arrivata in campo. Di questi semi non tutti sono pronti e non tutti sono disposti a germinare subito, quindi ecco, ci sono tante variabili. Sta a noi adattarci, provare, se non altro provare, continuare a provare, perché chi smette di provare è colui che alla fine ha fallito. Mi aiuta l'aria naturale oggi, sento del venticello, se mi porta via un po' di scorzette nel frattempo mi lascia giù i semi, non è male. Qua sul piano ne sono caduti una miriade dello stesso, alcuni sono già vuoti perché appunto o li hanno lasciati già andare, nel sacchetto ce ne sarà, sul fondo del sacchetto ce ne sarà dentro una marea, anche perché io a volte batto il sacchetto e lo schiaccio così, no? Lo battiamo, poi se vai a prendere vedi cosa viene fuori, vedi? Guarda. C'è anche dello scarto, naturalmente. E chi se ne frega? Lo scarto non è mica comodo. Non è mica uno scarto, una scoria nucleare. Lo scarto della pianta.
tanto se lo faceva in natura la pianta l'avrebbe fatto comunque nello stesso modo. Non è che poi il vento avrebbe portato il semino magari più in là, o cadeva lì e la scorzetta volava via, concimava e finiva per ammendare il terreno al di sotto, o coprirlo, magari coprire il seme direttamente e fargli la protezione in quel momento. E è una cosa fantastica, la natura è una cosa fantastica. Devo riuscire a rispettarla un po' di più e capirla un po' meglio. Comunque, andiamo avanti con il lavoro. Adesso io non faccio nient'altro che finire questa pulizia con a mano così, e poi dal momento che preparo la vaschetta per la semina, perché non l'ho ancora preparata, ho preparato questa per un'altra cosa e mi sono scordato di quella a spaglio che voglio fare, quella intera, userò quella di polistirolo delle insalate. E lì la tecnologia, vedi che ci viene in soccorso, nel senso che la usiamo, anche quella cosa tanto odiata della plastica, piuttosto che in alcuni casi viene utile, e quindi bisogna trovare un equilibrio, bisogna trovare una giusta via di mezzo. Mettiamo in pausa, nel frattempo preparo le altre cose, così non vi annoio oltre. Vado davanti alla fotocamera un secondo per far vedere come è il baccello. Devo cercare uno bellino. Cerchiamone uno intero, ecco, questo qua per esempio. No, è già aperto anche lì. Questo. Ve lo porto avanti allo zoom per farvi vedere esattamente come è quando io ho finito di seccarlo. Vedete, questo cosino qua, questo baccello qua, al suo interno contiene dei semi. È come un pisellino microscopico. Vedete? Un pisellino microscopico che contiene dei semini. Questi semini daranno vita ad altre piante. Vai, stacchiamo. Ecco amici, nel frattempo ho preparato dunque la vaschetta di polistirolo con il compost. L'ho bagnata bene, allagata, aspettato che si bagnasse, poi l'ho picchettata con questa zappettina così appena appena. Io ho fatto dei buchetti così, in questo modo. Ora io qua vado a fare una semina a spaglio sopra. Nel frattempo ho setacciato un po' questi semi con il setaccio col foro a 2 mm, quindi che sono passati sotto. La scorzetta più sottile rimane comunque. Abbiamo detto che non è un problema. Se la batti così, si dividono. Da questa parte alcuni semi vengono più in giù, perché sono più pesanti della... Ecco. Guardate quante ne ho. Ho l'imbarazzo della scelta, naturalmente. Non ho neanche minimamente intaccato la riserva di semi che mi lascio ancora in quel modo lì, perché un vecchio una volta mi ha spiegato una cosa simpatica. Mi ha detto che se hai intenzione di conservare i semi, li avrei dovuti conservare nello stesso modo in cui li avrebbe conservati la natura. Quindi lui dice di lasciarli dentro nel baccello e solo quando è il momento andare a prenderli, prelevarli da lì e poi farli. Ne ho messi una marea. Scusate, nel frattempo ne ho messi una marea. Ora, voi vedete che io ho fatto una parte di lavoro. C'è ancora un mezzo pacchetto di roba. Cavolo filaro. Ho dello scarto iniziale che va in compostaggio, quindi è una risorsa, non è più scarto. Chiamarlo scarto è un errore. Ho setacciato una parte di quei semi, ho fatto una prima semina, non so nemmeno quanti ne nasceranno. È tutto da stabilire, tutto da vedere.
Questo è il motivo per cui si fanno più tentativi, più semine, per capire se è il periodo, se è sbagliato il periodo, se non è il seme. Se ci sono una serie di problemi lo scopriamo poi facendo delle prove. Poi ho seminato e ne ho avanzato addirittura una parte di quelli che ho pulito. Quindi una vaschetta è piena e se qui va bene ti vengono fuori almeno una cinquantina di piante. Se adesso questi non sono numeri, vabbè, allora andiamo a cercare il pelo nell'uovo. Comunque, rimane il fatto che io poi sono pazzo così, mi piace buttarli dentro. Poi magari adesso uno mi cade dentro nel buchetto ed è lì che poi trova ancora più sostanza. Faccio una cosa del genere, metto del compost ancora nel mio setaccio e vado a fare il tiramisù. Adesso faccio il tiramisù vero e proprio. Ecco qua, pronto il tiramisù. Poi successivamente fatto il tiramisù faccio quest'altra cosa, copro la vaschetta con il telo, adesso poi lo sposto, poi lo sollevo così com'è, lo metto sul banco lì in fondo a qualche parte dove c'è caldo. Oggi non bagno perché il compost sotto è già bagnato. Domani, se inizio a bagnare, bagno sopra il telo, faccio cadere adagio, faccio in modo che il telo si appoggi e che poi lui stesso mi faccia filtrare l'acqua. Quindi evito questi rigagnoli, questi allagamenti interni che portano a spasso i semi, a volte ti volano fuori addirittura dalla vaschetta, ti galleggiano, vanno via. Basta, una battutina così, siamo a posto. Questa è pronta da bagnare, ripeto, domani, non oggi. Il lavoro finisce così. È una cosa a dir poco fantastica. Come sempre andremo a vedere poi il seguito nella pagina Instagram, sul profilo Facebook, vi faccio vedere gli sviluppi, vediamo se queste piante sono nate. Ho per esempio ultimamente dei problemi con delle semine che ho fatto. Beh, i pori sono andati benissimo, sono molto belli. Per esempio con i pomodori ho parecchi problemi, appena passato il video dei pomodori da poco, non è che, eppure li ho noie, non nascono e non crescono, insomma non vanno avanti. Per cui non sempre vinciamo, bisogna capire tanto di quello che noi non riusciamo a interpretare, perché secondo il mio punto di vista ci siamo veramente troppo distaccati dalla natura. Ora, tempo reale che noi realizziamo queste cose, rientriamo in simbiosi con la natura, poi la natura stessa sarà lei a indicarci quale sarà il periodo giusto, quale sarà il momento giusto per mettere le mani, per fare, per piantare. Il tempo è impazzito, stamattina si stava con, anche oggi, due magliette e la camicia, e se ne vai fuori dalla sera c'hai freddo, devi mettere la manica lunga. Siamo al 15 di maggio, che c'è qualcosa che non quadra. Vi lascio e vi saluto, vi ringrazio come sempre per aver seguito il video fino adesso. Mauro Aiotti di Mauro vi ringrazia veramente tanto, vi saluta. Ciao a tutti e buona giornata.